Sento dei rumori. Che succede? E tu chi sei? Cosa stai facendo? Fidati di me perché ho già fatto altre mani. Diventerai una mano di un re che avrà il gesto di offrire un dono ad un altro re che cambierà la storia. Ero un albero, un bel pino, e così tu ora mi stai trasformando in un re. Sai anche come mi chiamo? Diventerai la mano di Melchiorre. Questa figura, questo re, che assieme appunto a Gaspare e a Baldassarre renderà omaggio a Gesù Bambino. Arriverai a Betlemme e lì troverai pietre in legno, questo pino cimbro che viene appunto da Tesero, dal Trentino, avrà il gesto di offrire un dono. Che interessante il tuo lavoro con il legno, scalpelli, forme. Riuscire a tirar fuori me stesso, questo gesto, da un pezzo di legno, questo materiale caldo e vivo, è proprio da soddisfazione vedere prendere forma e prendere vita, quindi, no? Sono emozionato. Ci sono le stelle in cielo. Non ho mai fatto un viaggio. Partire è rinunciare a qualcosa di conosciuto per andare incontro all'ignoto. Sto lasciando tutte le mie certezze, i boschi, il caldo del fuoco, il mio amico scultore. Ho sempre sognato di viaggiare, di vivere in movimento. Nel mio bosco,
su nelle Dolomiti, una notte vidi una stella che mi chiamava. A stare fermi non succede nulla. Il viaggio ci porta ad aprire i nostri orizzonti. Acqua, mare, è la prima volta che lo vedo. Mi dicono che a migliaia tentano di attraversarlo nella direzione opposta. Tanti annegano, cercando un po' di pace. This world that tries to tell me that I always get everything wrong and that I am not worth it. I feel that what matters to me is to remain in your love. And in this love, I bring the deepest needs of all people I have met. Their fears, their hopes. Mary. Raccolgo le vostre paure
Anch'io, Melchiorre, ho visto tanta violenza nell'Oriente dove sono nato. Una notte sono stato chiamato. C'era molto silenzio. Ho seguito la stella. Ho attraversato il deserto e sono sfuggito alle trame di Erode. Eppure la mia statua, scolpita in Val di Fiemme, ne ha viste tante. Quando ero un possente pino, 100 anni fa, ha visto una terribile guerra. Cannoni e sangue dappertutto. Le cime non erano bianche, ma rosse. Oggi lassù è un paradiso di pace, neve, aria fresca e sorgenti limpide. Non posso fare molto per te, per il tuo popolo che oggi soffre, ma posso starti vicino e dirti che c'è una speranza. Yeah.